Fratelli Rosso, gli amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno un cazzo. Io non ho fatto video, sono spaccato tutto il magazzino ieri. Io non ho fatto video ieri perché sennò mi chiudevano il canale. Comunque vi invito tutti quanti ancora alle maglie di Checalcio. Primo link, scusate, primo messaggio, insomma, impressione. Andate lì, fate il vostro gioco. Ci sono giacche, polo, cose, case, chiese. Primo messaggio, ragazzi. Primo messaggio, c'è il link, c'è il mio sconto del 10%. Andate a fare il vostro gioco. Ragazzi, io sono stupefatto. Cioè, io ieri non ho fatto il video perché sennò veramente sarei stato troppo esagerato. Magari mi avrebbero chiuso anche il canale, da quanto ero incazzato. Ma. Cioè, massa, ma tu sei normale? Di bello, ma voi siete normali? Ma il VAR che cosa si fa allora? Non prendiamolo il VAR. Non prendiamolo. Io sul video questo tanto per loro. Cioè, il VAR a sto punto non prendiamolo. Io ho capito che tu sei anti-milanista perché sei geloso della nostra storia. Ho capito che sarai un gobbo. Non ho ancora capito che squadra tieni, sia un gobbo, un interista. Non ho ancora capito. Però tu sei qualcosa di osceno. Tu sei qualcosa di osceno. Qualcosa di osceno. Sei osceno. Cioè, il rigore su Rebic. Come fai un fiscale? Cioè, vallo a vedere almeno. Cioè, guarda che cazzo teniamo a fare. Cioè, questi due punti qua, ieri abbiamo fatto una grandissima parte, i primi 40 secondi, dove c'era anche un fallo su Ballo Touré, fra l'altro, non fischiato, perché Massa, si sa, cioè, abbiamo già capito tutti come fai, Massa. Abbiamo già capito tutti come fai, Massa, vero? Abbiamo già capito tutti chi sei. Sei qualcosa di inguardabile. Sei qualcosa di osceno. Sei qualcosa di osceno. Sei osceno, sei. Io questi due qua non li farei più arbitrare. Radiati proprio, via. Radiati. Primo tempo, cioè abbiamo visto delle partite ai mondiali con addirittura primo secondo tempo con addirittura 15 di recupero. Questo qua nel primo tempo non dà recupero addirittura. Non dà recupero addirittura. E nel secondo tempo 3 minuti con tutto quello che è successo. Cioè io credo che veramente Massa te. Cioè, almeno se devi fare le cose, falle in maniera furba. Falle in maniera furba comunque sia. Non ti far vedere, non ti far vedere addirittura così proprio di parte. Abbiamo capito tutti chi sei, abbiamo capito tutti come sei. Ma così no. Così non ci sto. Cioè, un arbitraggio a parte a senso unico, ma comunque veramente. Tutto rispetto per il Bologna, che comunque era una delle squadre più in forma del campionato, che ha vinto anche a Bergamo. Ieri il Bologna, cioè Magnan senza voto ieri. Cioè Magnan ha fatto una parata nel secondo tempo che ha fatto così, grazie. Per il resto veramente, Milan ieri ha fatto una gran cazzo di partita. Non abbiamo preso questi 2 punti qua per un arbitraggio veramente osceno. Osceno. Cioè, glielo pagate anche l'arbitraggio di ieri? Cioè, glielo pagate anche l'arbitraggio, brutto stronzo che non sei altro. Te lo dobbiamo anche pagare l'arbitraggio di ieri. Semmai ti dovremmo chiedere i danni. Dai, cazzo. Cioè, veramente una roba. Cioè, veramente. Massa, tu sei veramente sei devastante. Cioè, tu non puoi arbitrare nemmeno perché lì. Cioè, neanche fare le cose da furbo. Fai proprio le cose per far vedere che cioè, proprio sei anti-milanista. Tu fai proprio le cose che tu sei anti-milanista. La cosa grave è questa. Sei anti-milanista e lo fai anche vedere che sei anti-milanista. La cosa grave è questa. Cioè, cazzo, almeno fallo da furbo un attimino, no? Cioè, non dare neanche un minuto di recupero nel primo tempo, ma sei cretino, sei. Ci sono stati 2 gol e tu non dai neanche un minuto di recupero. Per esempio. Per esempio. Poi un atteggiamento del cazzo. Un atteggiamento del cazzo, veramente. Mamma, 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 mamma da sberle. Mamma, 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 che atteggiamento da schiaffi proprio. Mamma, mamma, cioè, sei da radiare, lo bello. Ma poi scusate un attimo. Uno sta su in cabina VAR. Cioè, uno magari può avere una svista. Ma uno che è su in cabina VAR, che è seduto comodo, che si vede il replay. A me una volta mi hanno detto che loro si fanno i dispetti. Questa cosa qua me l'hanno detta. Me l'hanno detto che si fanno i dispetti. Che praticamente gli mandano le angolazioni diverse su un ipotetico rigore. Cioè, me l'hanno detto che questa cosa qua mi è arrivata dal mio amico Bobo Craxi, mi è arrivata questa notizia qua.
Io non ci volevo credere. Uno non vuole credere nella malafede, ma così uno non ci va a credere. E così uno non ci va a credere, cioè questi due punti qua che ci hanno tolto. Sono due punti che alla fine del campionato possono risultare determinanti per le nostre sorti. Cioè, perché chi è che ha già capito, cioè chi già pensa che vinceremo la Champions e cose qua, che comunque il campionato è da snobbare, non ha proprio capito un cazzo. La partita di domani, se usciamo, sono cazzi da cagare dopo. Sono veramente cazzi da cagare. Pare che la biscetta di ieri è stato che ho perso col Monza, non è che vi sta perché ero talmente incazzato che non è che vi sta non è che fatto video, però ero talmente incazzato. Perché i ragazzi ieri sono comportati bene. Cioè, veramente, Pioli ha due palle grosse così. Pioli ha due palle sotto grosse così. E cambiare tutta la formazione, mettere gente che non aveva mai giocato insieme, mettere gente che non era mai stata utilizzata, fondamentalmente non era mai stata utilizzata. Poi Vega ha fatto una gran cazzo di partita. Ma hanno giocato tutti bene, cioè dietro non abbiamo rischiato niente, abbiamo soltanto avuto il pallino del gioco noi. E tutto questo rovinato da un pezzo di merda. 3 minuti di recupero, appena arrivato il terzo, perché c'erano anche altri 30 secondi, c'era da fare che il gioco si era fermato. Pim, pim, pim. Sei contento, Massa? Sei contento, pezzo di merda? Sei contento? Merda schifosa, sei contento? Guarda, non vedevi l'ora di fischiare la fine, vero? Non vedevi l'ora di fischiare la fine della partita, non vedevi l'ora proprio. Mamma, sei una merda umana, sei una merda umana, Massa. Sei una merda umana, umana proprio. Sto pezzo di merda. Cioè, ci stiamo giocando, cioè, ci abbiamo in culo le due romane, anzi, la Roma pure anche sopra. Ci abbiamo la biscetta, ci abbiamo la Juve che magari sono anche capaci, magari gli danno anche i punti, al posto di togliere 40, togliere 50, magari gli danno anche i punti, magari. Sto pezzo di merda! Sto pezzo di merda! Ma che cazzo va a fare? I due lì, che cazzo vi raccontate? Li andate a figa la sera? Insieme? Cosa cazzo vi raccontate lì al bar? Che cazzo l'ho utilizzato a fare sto bar qua? Allora a sto punto toglilo! Quindi sarà almeno c'è una polemica in buona fede. Perché il VAR, purtroppo, quando è utilizzato, uno pensa alla malafede. Sto pezzo di merda! Mamma, che nervoso! Mamma, che nervoso. Veramente che nervoso. Fatto una gran partita ieri, ragazzi. L'unica cosa, Brahim, vedete quando subito Brahim, tu lì devi far gol. Due ne dovevi fare, non uno, due. Mi spiace dirlo, ma lì il nostro 10 deve far gol. Quando mi dicono riscattiamolo anche a 25, 25 un cazzo. Non vale 25 milioni. Mi dispiace dirvelo, ragazzi. È un buonissimo giocatore, tutto quello che volete. Ma ieri, due volte, doveva segnare lì e non ha segnato. Era anche fresco perché era appena entrato. Brahim, lì ieri mi devi sfondare sta cazzo di porta. Ante mi è piaciuto anche lui. Origi, lasciamo perdere. E poi ci abbiamo naturalmente noi. Giochiamo in 11 perché Maignan ne vale 2. E poi ci abbiamo un problema suo. Abbiamo un problema che non riusciamo a risolvere. Che quel ragazzo lì non. Quel ragazzo lì, secondo me, c'ha proprio. C'ha un blocco psicologico. Secondo me, deve cambiare aria. Cioè, io sinceramente lo darei via. Cioè non è fatto per giocare con noi, non lo so che cazzo abbia, però vi dico che non sta bene, perché non sta bene. Cioè, mi dispiace per lui, perché veramente mi dispiace. Però ragazzi, veramente giochi in 10 con lui, Cioè, con De Ketelaere giochi in 10. Mi dispiace dirlo, però bisogna un attimino guardare i fatti. Sta lì poi adesso nel mister cercare di riprendere i giocatori. Tutti dicono che, mi dicono tutti che è veramente un fenomeno. A me questo fenomeno sinceramente io non l'ho ancora visto. Mi dispiace dirlo, però così. Cazzo. Male, male. Male, proprio. Male, male. E dispiace tanto perché comunque sia un giocatore che comunque sia ci puntavamo, ci abbiamo puntato, ci stiamo puntando. Ci stiamo investendo del tempo, però noi ragazzi dobbiamo guardare i nostri risultati. Cioè, a un certo punto anche la pazienza comunque si avvilisce. Cioè, non possiamo entrare in campo con uno che non salta mai una volta l'uomo, che fa sempre l'appoggio indietro e non crea mai comunque sia un pericolo per l'avversario, ma stiamo scherzando, no. In questo momento di catenare da dar via. Mi dispiace dirlo, ma è così. Comunque, detto questo, figli miei, detto questo, ci sentiamo più tardi, ragazzi, un bacio, un abbraccio.
naturalmente quando vi svegliate stamattina, andate fuori la finestra, aprite, urlate, lo bello, massa merda, così dovete fare, ciao, porta fortuna.